Allora, eccoci qua, eccoci qua. Allora, buonasera a tutti. Allora, in questo video andrò a trasmettere direttamente un gameplay di gioco tra due giochi, cioè diciamo tra due macchine, che sono in questo caso l'Amstrad CPC e il ColecoVision, che si sfideranno attraverso il gameplay di un gioco famosissimo. Il gioco si chiama Donkey Kong. Allora, Donkey Kong lo sto proponendo in questo breve gameplay per farvi vedere tutte e due le versioni a confronto. Devo dire che innanzitutto il gioco è già strutturato fondamentalmente, nasce come gioco da bar, quindi un gioco ideato dalla Nintendo nel 1981, che vanta una delle cose più importanti della categoria arcade dei giochi, dei videogiochi da bar, il fatto che fondamentalmente è stato poi, diciamo, ha fatto da cavallo da battaglia per tutte quante poi le console, da cui appunto il gioco poi si è riproposto un po' in tutte le salse. Lo abbiamo conosciuto su tutte le macchine Commodore, nelle console di gioco come lo Spectrum, come appunto l'Amstrad, l'abbiamo conosciuto nell'Intellivision. Io ho voluto prendere due macchine su cui il gioco, devo dire che a mio parere ha fatto la differenza, perché togliendo la versione MAME, cioè la versione da bar, il ColecoVision ha vantato una delle versioni forse più belle, secondo me, di questo gioco. Magari ha peccato in alcune cosine che dopo vediamo. Cosa che invece l'Amstrad, a differenza del... Ciao Luca, ciao Luca. L'Amstrad, a differenza invece del ColecoVision, si è presentato in maniera un pochettino più decisa, perché ha voluto proprio prendere tutti e quattro i livelli del bar, perché nel gioco da bar il gioco è strutturato in quattro livelli. Come è strutturato? È strutturato che innanzitutto la storia del gioco è molto semplice, perché il gioco è tratto un po' anche dal film di King Kong, no? Infatti vediamo un po' che lo scenario del gioco va un po' a rappresentare, soprattutto la storia narrativa, la figura del King Kong, che in questo caso il suo nome è di Donkey Kong, che praticamente va in cima al grattacielo e quindi cerca di scappare e ruba con sé direttamente la compagna del buon Mario. Mario è il nome che è stato dato in Italia, il personaggio nasceva con il nome di Jumpman, che tra l'altro è un idraulico, e lui nella sua semplicità si è ritrovato a dover affrontare varie peripezie per cercare di raggiungere quindi in questo caso lo scimmione, che da un livello all'altro si porta via la donna, che è chiamata Pauline, il nome del personaggio di questa donzella, che deve un po' mettersi, quindi chiama il suo bel Mario per cercare di far di tutto a essere salvata. Allora, innanzitutto come affrontiamo questo gameplay? Lo affrontiamo iniziando direttamente da uno dei due giochi. Allora, vi faccio vedere direttamente la versione che è stata rappresentata in questo caso su Amstrad. Allora, vado qua direttamente nella configurazione, quindi gioco un po' con la grafica anche per un po' addolcire anche lo scenario e anche mettervi in condizione anche di divertirvi. Togliamo queste due figure di presentazione e mettiamo la figura dell'Amstrad, così vedete già un facsimile di quello che era il buon Amstrad, e mettiamo il suo riquadro della partita. Ok. Allora, mi chiede se voglio essere vulnerabile. Allora, siccome il mio scopo di questo gameplay non è giocare, basta, ma è anche farvi vedere anche un po' i livelli per capire un po' le differenze, allora metterò sì e quindi mettiamoci invulnerabili, in modo tale che possiamo senza grosse difficoltà raggiungere e vedere un pochettino insieme gli schemi di questa versione per Amstrad. Da notare le differenze, che la versione per ColecoVision è stata fatta nel 1982, quindi a un anno dal successo che fece naturalmente Donkey Kong nelle sale giochi, mentre invece la versione che in questo momento stiamo rappresentando direttamente per Amstrad uscì nel 1986, quindi nelle compatibilità per Amstrad, diciamo che i produttori hanno un po' giocato anche di hanno un po' cercato di imitare al meglio più la versione del bar
e hanno messo anche qualche variante un po' carina. Da notare la casa che produce il gioco, che è la Ocean, no? Una casa che ha fatto tantissimi giochi anche per Commodore 64. Allora, io la ricordo la Ocean soprattutto su Miami Vice, no? Che è uno di quei giochi, uno dei primi giochi che ho avuto in cassettina per Logica 2000, e mi ricordo che insomma era devastante perché era un gioco molto carino. Peccato poi che il gioco aveva delle dinamiche purtroppo dove non era semplice vincere. Quello è stato proprio l'handicap del gioco. Però se andiamo a guardare altri lati, altri aspetti del gioco, devo dire che era veramente divertente. Allora, diamo direttamente il via, così vedete anche voi la partita. Allora, andiamo, ecco, come vedete anche già l'Amstrad si rappresenta, cioè la schermata di Donkey Kong sull'Amstrad è molto simile, ripeto, alla versione MAME, la versione da bar. Però la giocabilità, so vedete, che è un pochettino particolare. Allora, mettiamo un giocatore. Allora, mi abbasso l'audio in cuffia perché mi sta assordando. Ok. Allora, vedete qua che c'è l'animazione dello scimmione che salta per fare in modo di poter creare delle difficoltà e delle pendenze su questi corridoi, da cui il nostro Mario dovrà assolutamente cercare di raggiungere la bella. Vedete, in questo caso ho preso il martello, non li sto ammazzando perché ho messo la parte in cui sono vulnerabile, ma ripeto, l'ho fatto esclusivamente solo perché non sono qua per divertirmi e basta, ma sono qua anche per farvi vedere i livelli. Magari giocando potevo perdere, magari stavamo mezz'ora solo per cercare di arrivare al secondo o terzo schema. Invece è bello che gli schema, insomma, che alla fine che lo schema lo vediate senza dover stare a fare un gameplay di 2 ore. Voi direte, cavolo, ci impieghi 2 ore a raggiungere lo schema? Purtroppo mi sono reso conto, perché stamattina ci ho giocato parecchio, che sono ancora in ferie, ragazzi, non che non ho niente da fare tutto il giorno, ma sta piovendo qui in Sardegna, quindi non posso neanche andare al mare, peccato, ormai gli ultimi giorni di ferie. Come vedete sto, in realtà avrei già perso, cioè guardate quante me ne manda di barili, eh. Da notare invece che la versione del Coleco, tra l'altro poi noteremo che si differenzia invece anche per il particolare anche dei livelli di difficoltà, cosa che invece qua non mette. Fa vedere queste parti grafiche molto simpatiche, ci illustra che stiamo arrivando al secondo livello. Fortunatamente i bonus me li fa prendere, anche se sono... Ecco, qua c'è questa particolarità, c'è questo schema dove mi ritrovo, vedete, questa pedana mobile da dove appunto partono questi piatti, quindi fa pensare che sia una parte, che ne so, una fabbrica da dove, insomma una fabbrica, diciamo delle cucine da dove stanno diciamo viaggiando le portate. Dobbiamo stare attenti alle palle di fuoco che sono quelle che si muovono un po'. Ecco, vedete quanto è anche difficile qua, perché naturalmente se resto fermo la pedana mi sposta, adesso avrei già perso naturalmente, però alla fine scopo di questo livello è raggiungere direttamente lo scimmione. Da notare una cosa carina, che su tutti i livelli ci sono almeno un paio di martelli. I martelli permettono di poter distruggere in quel momento più nemici possibili. Tenendo conto che quando prendete il martello, vedete che non potete salire nella scala. Quindi è una particolarità anche questa del gioco, che sì, ti dice, ti do la possibilità di fare punti, di fare bonus, però non ti permetto di distruggere, cioè di poterti muovere in tutto quanto il livello del gioco. Qua sono contromano, quindi naturalmente vedrete, camminando così non ci riesco, devo saltare finché non raggiungo direttamente la scala. Una volta raggiunta la scala e quindi raggiungo lo scimmione, cosa succede? Che lui riprende nuovamente la sua bene amata Pauline, che è il nome della donna, e la porta su, e quindi arriviamo al terzo livello. Il terzo livello è il livello degli ascensori, molto carino. Ecco, guardate anche l'animazione di quella molla malefica che salta. Ecco, quella ovviamente ci fa perdere, sono pur sempre ostacoli del gioco. Vedete, qua in realtà avrei perso perché sono caduto come uno scemo.
ma ripeto, per chi si è collegato adesso, ho messo la parte non vulnerabile, così, cioè ho messo la parte vulnerabile perché almeno potete vedere tutti lo schema. Allora, ho constatato veramente che la parte per anche io per Amstrad faccio schifo. Sarà che l'ho giocato ovviamente su Coleco, perché chi mi segue sa che sono un grande amante del Coleco. Guarda, adesso lo frego, passo da qua, tanto sono indistruttibile. In realtà avrei dovuto prendere il primo ascensore, saltare lì, evitare la palla di fuoco, prendere quel bonus che c'è sotto e poi riandare nel secondo ascensore. Ovviamente, anche se non posso morire, sto giocando come che veramente possa morire, anche giusto perché l'istinto c'è. Ok, una volta che eviti lui, che più bene in questo caso mi avrebbe colpito, cioè guardate quanto è bastardo, e poi dovette prendere direttamente la donzella. Tanto la versione Amstrad dà solamente 3 vite, quindi non è semplice assolutamente, ci devi fare una bella mano per poter giocare. Ecco, arriviamo al quarto livello. Il quarto livello, che è l'ultimo, dove praticamente arriviamo a qua e dobbiamo togliere i chiodi. No, no, Gilberto, non è perso la versione Coleco, fortunatamente, perché sto proponendo direttamente per primo la versione dell'Amstrad, quindi la versione Coleco è dopo. Però ho messo, come abbiamo detto, le vite infinite, più che vite infinite sono invulnerabile, proprio per evitare di perdere, quindi rischiare di non riuscire a farvi vedere tutti e 4 i livelli, perché veramente l'ho provato senza la parte di essere invincibile e vi posso garantire che non è assolutamente facile. Ho avuto grosse difficoltà già arrivare al secondo livello, immaginate, cosa invece che per Coleco c'è la fortuna che ti fa scegliere direttamente i livelli. Quindi se metti livello 1, esempio, adesso qua me ne sono fregato, però se mettete livello 1, per dire, non vi fa giocare in maniera molto più tranquilla. La cosa brutta, e dopo lo vediamo, che nel Coleco mancano alcune animazioni, per quanto la parte, la componente grafica, a mio parere, non ha niente a invidiare a questo, per quanto questo, ripeto, è uscito 4 anni dopo, quindi ha avuto anche una cura diversa, è stato rimesso mano dalla Ocean, però è bello, molto interessante. Allora, manca solamente quel chiodo di... No, manca anche questo chiodo di su. Da notare, tra l'altro, che queste palle di fuoco, no? Che io nel Coleco le identificavo come delle... quasi come fossero delle quacquere, perché erano molto particolari, invece sono delle palle di fuoco. Sembra così, ma non sono facili da saltare, perché vedete, si muove in una maniera allucinante, e certe volte quando la salti non fai in tempo a girarti, guarda che ti viene subito dietro. Quindi voi immaginate ora se andassi a morire. Quindi in questo caso vi posso dire che è veramente, veramente difficile. Ecco che è precipitato il nostro gorilla e Mario può finalmente salvare la sua Pauline, Paola, insomma, chiamiamola come vogliamo, ed ecco che alla fine, vedete, ci ritroviamo qui a ripartire direttamente dal primo, da questo livello. Il gioco è bello, il gioco naturalmente anche per Amstrad fa la sua bella figura. Adesso invece proviamo, dato che vi ho fatto tanto, poi ovviamente i livelli qua si ripeteranno, proviamo invece la versione che è stata fatta direttamente per Coleco. Allora, aspettate che gioco di inquadrature. Allora, togliamo la versione Amstrad, togliamo il riquadro, aspettate che, dato che ci sono, tolgo anche il riquadro dell'Amstrad, che posso anche chiudere, e poi qua andremo a mettere direttamente la versione per il Coleco. Quindi mettiamo il colecchino vicino, carino, e poi mettiamo il riquadro del Coleco, in questo modo. Aspettate che nel frattempo mi si abbassano anche le finestre, quindi devo giocare un po' di così, almeno vedo voi se scrivete qualcosa e vedo anche la schermata. Ok,
Allora, aspettate, apro qua. Ok, sì, si vede tutto. Ok, questa è la schermata classica dei livelli. Vabbè, premiamo giusto, facciamo un reset giusto per vedere anche l'intro, quindi della Nintendo Donkey Kong 1982, come vi ho detto prima. Allora, andiamo qua e vediamo appunto i livelli. Io ovviamente andrò a scegliere livello 1, qua non c'è nessuna possibilità di avere la parte dell'invincibilità, però devo dire che... Ecco qua, ecco, stavo guardando un po' i tasti, già sono tutti configurati. Ecco, da notare anche un'altra particolarità, che lui praticamente quando si ritrova a dover salire le scale, vedete, se le sale lasciando premuto in alto, le sale a questa velocità. Se invece faccio un doppio gioco, cioè nel senso che metto su, faccio una pausa, poi ripremo su, guardate com'è più veloce salendo. Cosa che invece non ha fatto direttamente per Amstrad. Vedete, non posso salire come anche per Amstrad è uguale. Però la musica, a mio parere, è sicuramente più bella nel Coleco. È stata fatta meglio. Vedete, lancia barili, ma essendo un livello 1, praticamente ti dà il tempo di poterne saltare uno e affrontare l'altro, cosa che per Amstrad è abbastanza difficilotto. Non c'è nessuna animazione, di colpo mi ritrovo praticamente in un livello che equivale in un certo senso al quarto, cioè all'ultimo livello. Ed è un paradosso, invece questo è il secondo livello. Infatti, vedete, questi dovrebbero essere i chiodi che io vado a togliere. Guardate anche qua. Quindi se vi accorgete, più che palle di fuoco sembrano veramente delle quacquere, come le definivo io, perché proprio hanno quel tipo di aspetto, cosa che invece per la versione Amstrad sembrano più palle di fuoco. Quindi poi se con la visione di un bambino di 12 anni è normale che non credi che siano palle di fuoco, ma ti sembrano proprio veramente degli animaletti che ti stanno venendo incontro. Ecco, vedete, adesso li sto togliendo tutti i chiodi, questo è l'ultimo. Vedete, non c'è nessuna animazione, di colpo porta al terzo livello, che in questo caso è rappresentato da quello degli ascensori, ed è giusto perché in realtà anche quello degli ascensori, come abbiamo visto per Amstrad, è sempre il terzo. Qua non posso fare manfrine. Ok. Ce l'abbiamo fatta, visto? Non lo so perché, ma per Coleco, avendoci giocato di più, ho più manualità. Qua non c'è il con la molla che salta. Vabbè, dai, vado direttamente qua. E niente, poi mi mette il secondo livello, cioè come che tornasse indietro di un livello. Quindi, come vedete, non c'è nessuna animazione che va a definire praticamente la fine del gioco. Su Amstrad, anche su Amstrad il gioco non finisce, perché sì, c'è praticamente l'animazione finale dove andate a vedere il gorillone che precipita una volta che gli togliete i chiodi. Però poi ti fa naturalmente rigiocare all'infinito, cioè fin tanto non vai a terminare le vite, no? Cosa che invece in questa parte proprio del gioco Coleco il concetto è lo stesso, però diciamo che va un pochettino a mischiare i livelli di gioco. Vedete, adesso anziché ritornare al primo è ritornato nuovamente allo schema degli ascensori. La particolarità per ColecoVision è che hai 4 livelli, perché anche per Amstrad puoi giocare in due giocatori, però lì ti parte da un livello che a mio parere è un livello un pochettino più complicato, dovrebbe essere un livello tipo il terzo per Coleco, terzo quarto per Coleco, mentre invece qua per Coleco hai la possibilità proprio di sceglierlo tu, quindi se ti vuoi allenare anche per imparare a giocare in maniera decente vai a giocare direttamente dal primo. Come ho messo io adesso, che è praticamente lo schema un pochettino più tranquillo. Capitano, vedete, questi intermezzi dove purtroppo l'occhetta, la palla di fuoco non se ne va. Da notare in alto, vedete il numero 6, quello è una sorta di bonus che va poi a
c'è il bonus, quelle sono delle vite che lui poi ti va direttamente a togliere piano piano. Lo score, il punteggio in alto sulla sinistra, il punteggio totale, e poi vedete quel 4007 che va a scendere, che è il bonus, c'è il bonus, i punti che ti dà direttamente in questo schema, tenendo conto che più tempo ci impieghi più quei bonus vanno a calare, e quindi di conseguenza più tardi a finire lo schema e meno punti ti becchi. Vedete, in questo caso 3009 me li sono presi e sono andata a 18008. E così poi giocate con una frequenza più o meno casuale, ma che poi non è casuale, perché per logica lui la ripete sempre allo stesso modo, quindi c'è proprio una sorta di schemino dove va a ripetere 3, 2, 1 così fino a che non va a completare direttamente cioè finché non va a terminare le tue vite, quindi alla fine poi termina in questo modo. Niente, io a mio parere, se devo dare un mio giudizio, continuo a preferirlo per Coleco, però sono anche curioso per chi sta guardando questo video di dire la sua, di dare un commento eventualmente di cosa ne pensate della versione Amstrad, che a mio parere è bella, quindi non è che ho fatto un paragone tra un Atari 2006 e un Coleco dove non ci sarebbe stata storia, ma stiamo parlando di due macchine comunque dove l'Amstrad giocava un attimino più diciamo di gioca risponda, perché poi alla fine si ritrova a dover fare un gioco 4 anni dopo di questo e renderlo anche compatibile poi alla fine su un tipo di macchine che hanno prestazioni similari a quelle del Coleco, quindi parliamo comunque di una macchina che aveva tutte le potenzialità di fare un bel gioco. Però, come dire, non so voi cosa ne pensate di questa versione per Coleco, io magari vi dico la verità. L'unica cosa che manca a questa versione, ripeto, è un po' di animazioni. Avesse avuto qualche animazione in più, rubato anche dal gioco da bar e quindi da quello che ha fatto l'Amstrad, sicuramente avrebbe avuto quella ciliegina in più. Però sotto il punto di vista grafico, della giocabilità, dei movimenti, mi sembra che sia molto più intuitivo questo, anche come gioco, e anche un pochettino più gestibile. Sarà il fatto che sto giocando adesso a livello 1, magari anche voi potete pensare quello, però è un pochettino più semplice. Peccato che non ha sfruttato tutti e 4 livelli che in realtà ha il gioco, perché il gioco nasce, ripeto, con 4 livelli. E niente, questo è quanto. Quindi eventualmente fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi di questa diciamo paragone che abbiamo voluto oggi fare con Donkey Kong. A breve poi vi farò anche un altro confronto, sempre di un gioco famoso che adesso non vi dico un gioco famoso, magari lo verifico se per Amstrad è pur sempre appetibile, così magari come rubrica il confronto tra Amstrad e ColecoVision può essere sicuramente interessante, ecco, sotto questo punto di vista. Vabbè ragazzi, dai, oggi per oggi la sfida della console Amstrad con ColecoVision l'abbiamo vista. Mettete i vostri commenti e ditemi la vostra, e ci vediamo poi al prossimo video. Va bene? Un saluto a tutti, ciao e buona serata.